Grazie a tutti di essere qua in questa che è una sala prestigiosa, la sala dei 100 del Palazzo di Residenza Carisbo, e appunto al presidente di Carisbo, il professor Gian Guido Sacchi Morsiani, il compito di salutare ufficialmente tutti quanti voi. Cari amici, posso dire così, sono stato uno sportivo, quindi essendo questo l'ambiente di sportivi, mi sento di dire cari amici, oltre che signore e signori presenti, benvenuti. Un grazie a un personaggio che è Zoran Savic. E Zoran Savic torna a Bologna, lo abbiamo conosciuto tutti noi che eravamo fedeli prima di una squadra, poi di quell'altra, insomma, ma lui è stato su tutti i fronti. E quindi è un personaggio indimenticabile e lo ringraziamo di essere qui e soprattutto di avere voluto scegliere proprio il nostro impianto sportivo del CRB Club per questa iniziativa così importante e lodevole. Portiamo il saluto dell'avvocato Mario Stefanelli, della figlia Francesca, che come gruppo Stefauto Mercedes-Benz appunto saranno la spinta motrice dell'evento Invictus Camp. E appunto abbiamo qui tra l'altro il nipote dell'avvocato Mario, ovvero Alfonso Mario Stefanelli, che è legato sempre al gruppo, diciamo così, nonché partner con un proprio marchio dell'evento, una delle novità che annunceremo poi successivamente nei prossimi mesi. Per cui il saluto della famiglia Stefanelli al dottor Alfonso Mario Stefanelli. Grazie mille, porto i saluti di mio zio Mario e della figlia Francesca, che partecipano a questa meravigliosa iniziativa attraverso la sponsorizzazione con Stefauto. Credo che un camp di questo livello qualitativo e con questa risonanza sia per Bologna e per tutti quelli che vi partecipano un motivo di profondo orgoglio e lustro. Ecco, quindi ringrazio tutti e ancora porto i saluti di mio zio Mario e della figlia Francesca. Siamo lieti di avere, appunto, già citato anche egli dal Presidente, di avere Giancarlo Tonelli, dottor Tonelli, che è il direttore generale di Ascom. Beh, intanto grazie, buongiorno a tutti e ovviamente è facile spiegare il perché si aderisce e si sostiene un'iniziativa di questo genere. Poi sarà illustrata sicuramente molto meglio da Zoran, però il fatto che a Bologna si torni a parlare in maniera così importante a livello di quello che può essere il coinvolgimento di tanti giovani di Basket City, io penso che fosse un messaggio da accogliere insieme a tanti altri amici. Saremmo disponibili anche a sostenere, perché no, il fatto che in quelle giornate qualcosa di quel camp si possa anche trasferire nella nostra città in Piazza Maggiore. Ci piacerebbe poter creare anche qui le condizioni per un ritorno della pallacanestro in Piazza Maggiore. Vedremo come, se sarà possibile, se sarà possibile il nostro sostegno sarà anche per questo evento. E quindi davvero grazie a tutti coloro che l'hanno pensato, ideato e realizzato e davvero buon lavoro. Benissimo, sottolineando appunto, come abbiamo già citato, tutte queste componenti cittadine, intanto e sottolineando nuovamente il fatto che siamo qui rappresenta qualcosa di importante. Siamo nella Sala dei 100, siamo in casa Carisbo, e quindi Carisbo è intesa San Paolo, che è dando un contributo fondamentale a questo evento, consentendo appunto di riaccendere, come speriamo, Basket City. Direi che è il momento di dare la parola a Zoran Savic. Ah, io sono contento di tornare a Bologna. La idea di fare una cosa del genere l'avevo già da anni. La idea di camp, soprattutto di avere ragazzi da 6 a 17 anni di estate, di dare l'opportunità di stare insieme, di fare un evento dove si trovano insieme, dove vedono altri ragazzi. Cercherò di portare anche da nostra accademia che abbiamo aperto a Dubai, che si chiama Basic Ball Academy, di portare ragazzi anche in futuro da Emirati Arabi e fare forse anche in futuro, pensandoci, di fare forse anche più tempo di estate, di fare tecnificazione, di portare ragazzi più con 17-18 anni, di avere la possibilità di vedere come si vive, come si allena in Italia e di lavorare con allenatori che non hanno la possibilità lì. Benissimo, la prima cosa da dire è che il nome Invictus Camp ha un significato
preciso, ovvero Invictus, è quello che ha rappresentato in carriera Zoran Savic, sperando di non essere picchiato per le citazioni, ovvero è lo sportivo, il campione professionista di qualsiasi sport che ha vinto più finali nazionali e internazionali in carriera. Il progetto è destinato ad espandersi, sta partendo parallelamente a Dubai, quindi degli Emirati Arabi, con Basketball Academy, che sarà proprio coinvolta portando a Bologna, portando al CRB Club Carisbo, le stelle, le special guest stars, tutti i campioni che verranno coinvolti verranno qui ufficialmente come Basketball Academy. L'idea è quella di creare una rete sempre più grande che possa espandere quello che per ora è soltanto un camp, soltanto tra virgolette, in futuro vogliamo far diventare qualcosa di molto più grande. La settimana, come leggete poi nella cartella stampa, nella presentazione, sarà soltanto una, sarà tutto concentrato in 5 giorni, da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio, una settimana cruciale anche per avere la presenza, come ci auguriamo, di grandi personaggi. Tutti i personaggi che saranno coinvolti sono legati immancabilmente alla vita, alla carriera di Zoran. La location esclusiva e appunto prestigiosa, il CRB Club Carisbo, con il sostegno importante di Intesa San Paolo. Il main sponsor, diciamo il powered, sarà il gruppo Stefauto Mercedes-Benz, proprio per dare il boost all'evento. E sulla parte tecnica Zoran Savic ha voluto puntare a quella che lui considera l'eccellenza, ovvero ha voluto quello che tutti quanti nel basket e in particolar modo a Bologna, ma anche in Italia, conoscono come l'allenatore del settore giovanile numero uno. Marco Sanguetti, lui sarà il responsabile tecnico di Invictus Camp. Buongiorno a tutti, intanto grazie sicuramente a Zoran per avermi coinvolto in questa iniziativa, alla quale cercherò di dare il mio contributo con grande entusiasmo, anche perché penso che si tratti un po' di una novità qui nella nostra città. Quello che è il nostro obiettivo è cercare di dare una connotazione il più tecnica possibile al lavoro che svolgeremo sui campi. Le categorie saranno divise in categorie mini basket e categorie, chiamiamolo, settore giovanile. Mini basket saranno 3 categorie, Pulcini, Scoiattoli, Aquilotti, e l'obiettivo è quello di raggiungere una quarantina di ragazzi in tutto. E invece le categorie di basket giovanile cominceranno dagli esordienti, poi una categoria under 13, under 15 e under 17, per un totale di una 60ina di ragazzi. Quindi la nostra speranza, il nostro obiettivo è quello di raccogliere un tetto massimo, Michele, di 100 ragazzi da dividere in 7 gruppi. Non sarà soltanto basket, dicevo, ci saranno altre attività e altri sport coinvolti, a cominciare dal tennis, che ha rappresentato per tanti anni il punto cruciale del CRB Club Carisbo e vuole tornare a esserlo, per cui è già stata aperta la nuova scuola tennis del maestro federale Paolo Mingori, che è qui al tavolo proprio a fianco di Marco Sanguettoli, e che darà modo a tutti i ragazzi iscritti a Invictus Camp di svolgere parallelamente al basket anche il tennis. Per quanto mi riguarda, la mia è soltanto una piccola collaborazione in un avvenimento molto importante che chiaramente si basa principalmente sul basket. E da parte nostra sarà solo esclusivamente una collaborazione. Diciamo che la mia scuola, che è da pochissimo tempo che è all'interno del CRB Club, con i miei collaboratori farà un lavoro di un piccolo progetto insieme proprio a Invictus Camp per portare anche i nostri ragazzini a provare il gioco del tennis. Diamo i primi nomi di testimonial, di special guest star che Basketball Academy porterà. Sono 4 nomi per ora, tutti con una storia NBA importante, e con 2 di loro con una storia bolognese importante. Noi partiamo da loro perché possiamo già annunciarli. Il primo è Peja Stojakovic, che è un amico strettissimo di Zoran Savic.
Il secondo è Rašo Nesterović, anch'egli con una forte carriera NBA alle spalle, ma anche come pilastro della Virtus Pallacanestro. Il terzo Dalibor Bagaric, quindi da Virtus passiamo a Fortitudo. E il quarto è Dan Tabak, che ha vinto il titolo NBA con Houston. Durante tutta la settimana di Invictus Camp vi sarà un'asta di beneficenza online che siamo riusciti a organizzare, non personalmente, ma valendoci di una collaborazione prestigiosa. Anche in questo caso il legame è nato spontaneo per una amicizia di vecchia data, nonostante l'età giovanissima, con Lorenza Guerra Serranoli, che iniziò la sua carriera professionale proprio ai tempi di Zoran Savic a Bologna, per cui è stata la prima telefonata che abbiamo voluto fare. Abbiamo subito avuto la sua adesione come LGS Sport Lab, che è l'agenzia di cui lei è titolare e che si occupa proprio nello specifico di questo, di rappresentare atleti di vari sport, di creare eventi, di fare corsi di formazione. Lei, attraverso lei faremo questa scuola di tifo, attraverso lei cureremo questo aspetto di beneficenza che già è in atto come LGS Sport Lab insieme a Charity Stars, che è un portale molto importante, e sarà Lorenza a spiegare come si svolgerà quest'asta durante la settimana. Grazie, buongiorno a tutti. Attualmente sono qui per rappresentare la mia società, LGS Sport Lab. Come diceva Michele, lavoriamo nello sport su diversi ambiti, ma un'attenzione che abbiamo sempre avuto molto importante, e soprattutto sul territorio, quindi di Bologna, è proprio quello di utilizzare lo sport come veicolo per aiutare appunto realtà disagiate o situazioni disagiate, perché crediamo che lo sport abbia dei valori e degli aspetti molto importanti, e grazie allo sport si riescono a raggiungere gli obiettivi che altrimenti non sarebbero facilmente percorribili. Abbiamo pensato, per tutta l'attività, per tutta la settimana del camp, di creare un'asta online. Il ricavato di questa asta verrà dedicato principalmente a tre associazioni, a tre onlus. Quindi io sono molto contenta e ringrazio tantissimo che tutto quello che appunto faremo durante questo aspetto del benefico sarà a favore di queste tre onlus, e quindi vi ringrazio e spero che sarà anche questa una bella attività da fare insieme. Su camp spero che si può fare anche, non solo quest'anno, di fare anni successivi, di fare un evento annuale dove i ragazzi possono disfrutare di pallacanestro.